Sul volo che lo riporta a Roma dopo il pellegrinaggio in Terra Santa, Papa Francesco incontra per quasi un'ora i 70 giornalisti che viaggiano con lui e risponde a tutte le loro domande. Così può chiarire come sarà l'incontro in Vaticano con i presidenti israeliano e palestinese che hanno accolto il suo invito. Sarà un incontro di preghiera, non sarà per fare una mediazione o cercare soluzioni, no. Ci riuniremo a pregare soltanto e poi ognuno torna a casa. Ma io credo che la preghiera è importante e pregare insieme, senza fare discussioni di altro tipo, questo aiuta. A Papa Francesco vengono chiesti gli argomenti dei lunghi colloqui con il Patriarca Bartolomeo. Abbiamo parlato di unità, spiega il Papa, che si fa lungo la strada della vita, non in un congresso di teologia. Un'altra cosa che abbiamo parlato è forse nel Consiglio Panortodosso si faccia qualcosa, è la data della Pasqua, perché è un po' ridicolo. Ma dimmi, il tuo Cristo quando resuscita? La settimana prossima? È il mio resuscitato la scorsa, no? Sì, no, la data della Pasqua è un segno di unità, no? Con Bartolomeo parliamo come fratelli. E una cosa che sì, che abbiamo parlato abbastanza, è il problema dell'ecologia. Lui è molto preoccupato, anche io. Abbiamo parlato abbastanza di fare insieme un lavoro congiunto su questo problema. Ad un giornalista che chiede cosa farà per i casi di vescovi coinvolti in abusi su minori, Papa Francesco conferma che nelle indagini non ci saranno figli di papà e si andrà avanti con tolleranza zero. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità. E questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece di portarlo alla santità abusa loro, e questo è gravissimo. È proprio come, ma dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera, per esempio, no? Ma tu devi portarlo alla santità e lo porta a un problema che durerà tutta la vita. Quindi annuncia che presto celebrerà una messa nella cappella di casa Santa Marta per alcune persone che hanno subito abusi, che poi incontrerà privatamente. Poi Papa Francesco risponde ad una domanda sul prossimo sinodo sulla famiglia e sulla comunione ai divorziati risposati. Il sinodo sarà sulla famiglia, sul problema della famiglia, sulle ricchezze della famiglia, sulla situazione attuale della famiglia. E a me non è piaciuto che tante persone, anche di chiesa e preti, hanno dato il sinodo per dare la comunione ai divorziati e sono andati proprio lì. E io ho sentito come se tutto si riducesse a una casistica, no? E no, e la cosa è più ampia, no? Una cosa che Papa Benedetto ha detto tre volte sui divorziati, a me aiuta tanto, di studiare le procedure di nullità matrimoniale, perché alcuni sono inviabili o sono per poche persone. Studiare la fede con la quale una persona va al matrimonio e chiarire che i divorziati non sono scomunicati. E tante volte sono trattati come scomunicati. No? Questa è una cosa seria. Tra le tante domande, il Papa risponde così a chi gli chiede cosa farebbe se sentisse, come Benedetto XVI, di non avere più la forza per portare avanti il suo ministero. Io farò quello che il Signore mi dirà di fare. Pregare, cercare la volontà di Dio. Ma io credo che Benedetto XVI non è un caso unico, ma è successo che non aveva le forze
e onestamente, un uomo di fede, tanto umile, ha fatto questa decisione. Io credo che lui è un'istituzione. 70 anni fa i vescovi emeriti non esistevano quasi. E adesso ne sono tanti. Lui ha aperto una porta, la porta dei papi emeriti. Ne saranno altri o no? Dio lo sa.